Mila Schuster, riconosci per l'autonomia, un risultato che vi dà attorno all'1%, 1,5%, un giudizio su questo, su quello che è successo? Il giudizio sulla coalizione è ottimo, è stato un lavoro di squadra, sono stati coesi dalle primarie, si sono rispettate le regole del gioco, c'è stato qualcuno che ha vinto sul campo, Rossi, e ha vinto anche la sfida del 27 ottobre. Quindi un risultato nettamente positivo, meglio 5 anni fa. E per quanto riguarda noi riformisti, diciamo che noi abbiamo subito quello che è in realtà un dato di sistema, e cioè i piccoli partiti sono stati completamente schiacciati dalla preponderanza di quelli più grandi. Tanti piccoli partiti, come sono nella scheda, ma il dato oggettivo è che di questo 58% circa che farà la coalizione, diciamo che il 54% viene dai tre principali partiti, e questo dato deve far riflettere. Poi, rimanendo così la situazione, è che una visione, diciamo, di una sinistra moderata rimane completamente esclusa dal Consiglio provinciale. Questo deve far ragionare da tanto tempo, insomma, la sinistra, o comunque si presenta nuovo. Quindi diciamo un dato che, essere realisti, sì, non mi vedete anche abbastanza contento, nel senso che è l'emozione della prima esperienza, però un dato che deve far riflettere. Essere in coalizione decisamente ha fatto male, perché stare adesso a Rossi, premiare comunque un lavoro di squadra. Grazie.